Vincenzo Salemme, Lastici al Velino, uno spettacolo che per gradimento ed incassi è uno spettacolo da record. Da record, sì, è andato benissimo nella stagione scorsa, abbiamo fatto 110.000 spettatori in 130 repliche, quest'anno l'abbiamo ripreso e sta andando di nuovo forte, e proprio piace. Guarda, sì. Chi ha portato il regalo? Il suo Babbo Natale, è rimasto là, si credeva che era proprio il Babbo Natale originale, quello con la slitta e con le nebbie, a Napoli. E a tu qualche gioco, la signorina? No, sono un fattorino, sono un Pony Express, un Babbo Pony. Porti regali alle persone che è su commissione. Io servo la zona povera e fuori grotta, che è complicatissima perché il povero sta in collina e fuori grotta sta a livello mare. Ma io non è che potevo consegnare tutti i pacchi, ne ho consegnato 63, tutti i pacchi che andavano al povero in una botta al povero e tutti i pacchi che andavano a fuori grotta in una botta a fuori grotta. No, li ho dovuti consegnare uno per volta, ma in ordine alfabetico. Allora se una asta va al povero, due asta va a fuori grotta, e due passavano al povero, una questa va fuori grotta, io dovevo fare uno spettacolo che diverte e che introduce anche momenti musicali, ma che lascia anche spazio per qualche riflessione. Qualche riflessione sull'amore. Mi interrogo insieme al pubblico, insieme agli altri attori, sull'amore. Proprio, ma veramente, ma noi quando diciamo ti amo, vogliamo dire ti amo o vogliamo essere amati? Vogliamo amare o essere amati? Quella è la domanda che mi faccio. Se era famoso, ma non ce lo domandava. No, era una battuta anche questa. Senta, per cortesia, come vede, sto anche mettendo la tavola per la cena. Perché era l'ultima cena. Lei come lo sa? Che cosa? Che questa è l'ultima cena. Senta, l'incendio. Lei mi vede così, ma sono un tipo spregiudicato. Ho capito che nei giorni di Natale ho pensato si fa l'ultima cena, ci ho azzeccato, però non ho capito, sono diminuito di apostoli, perché io vedo i posti. Ci vorrebbero 12 apostoli a sede! Se, essendo apostoli, ci vuole apostolo a sede! E che rasame! Il pubblico del Carlo Gesualdo adora Vincenzo Salemme, sempre pienone, sempre grande affetto che viene dimostrato con la presenza qui in teatro. Sì, guarda, veramente sono accolto con grande gioia proprio, e quindi spero di dare a questo pubblico così caloroso e affettuoso anche di far capire che gli voglio bene anch'io. Ricorda la Seconda Guerra Mondiale, un reperto archeologico, magnetofono, ma che usate più, ormai un registro di telefonino, guarda come si chiama Geloso, la marca Geloso, anzi Geloso, la tiene a te, il suo punto. No, perché io ne capisco di queste cose elettriche, chi sono, lei mi ha visto così, ma io sono un perito elettrotecnico, rimangono tutti senza parole, perché non sanno neanche che lei, tutto quanto, invece io ho preso 37 quarantesimi nell'82, mi pigliai un diploma, cominciai a fare gli esami nel 76, dopo 6 anni, perché io con il suo diceva sentire e disse voglio molto miei, sono 6 anni per fare gli esami. Pensi che avevo avuto la raccomandazione il primo anno, si è riscutato quando mi conosce, ma ne capisco di queste cose, sono il cuore scientifico, c'ha 5 pulsanti, un minuto mi devo dire, capito come c'è fatica, 5 pulsanti, ogni pulsante è un colore diverso, perché non fai ogni pulsante diverso? Mi fai credere che ogni pulsante sembra una cosa diversa, si brucia. Non è vero, perché servono solo russi o bianchi, il giallo, il grigio e il verde non servono, allora che niente ha fatto, ma fanno niente. Mettono solo gli stirupi che per registrare il russo e il bianco vanno spinti insieme, ma se vanno spinti insieme, mettono nessuno!
costruttore del geloso. Tu non sai da quando tutto già lo nasce gira all'incontrario, e quando gira all'incontrario tu cancella quella che è registrata prima. Il teatro è una dimensione per conoscere meglio e più da vicino il pubblico. Beh, sicuramente è un luogo di incontro il teatro, ci si incontra per dialogare, ci si incontra tante persone diverse tra loro che stanno sedute una accanto all'altra, dici ma pure al cinema, sì ma qui c'è, sul palcoscenico anche ci sono persone che parlano, quindi è un luogo particolare il teatro, è unico. Ma alla fine quest'astice nella pentola va a finire o no? No, si salva, non vi preoccupate, non muore nessuno.